È questo il grasso che cola dalla pubblica amministrazione? Praticamente sì, perché non ci vogliono rinnovare il contratto che è fermo dal 2009, gli stipendi ormai sono al minimo, la busta paga con il prestito per far studiare i figli e il mutuo, ormai viviamo con 600 euro al mese, quindi siamo chiusi in casa e l'economia non va avanti. Prima gli 80 euro, poi la pubblica amministrazione è del grasso da tagliare. Non si vede dov'è questo grasso perché già 5 anni di blocco, questo è il sesto. Tagli nell'amministrazione ce ne sono già stati, il che non toglie che si possono fare dei recuperi razionali, soprattutto sulle consulenze dei dirigenti che sono l'uscita principale. Però non si può, in un momento in cui si deve oltretutto rilanciare la domanda, andare a provvedimenti che sono punitivi e anche sciocchi. La funzione pubblica è la spina dorsale del paese, quella che non si dovrebbe toccare mai, eppure il governo Renzi individuò qui questo famoso grasso che cola. Tra consulenze miliardarie e dirigenze, alla fine però ci rimette il lavoratore la cui busta paga è ferma da anni. Sì, questo pseudo nuovo che avanza mette paura perché è più vecchio del vecchio, sta continuando a portare avanti una politica uguale a quella dei governi precedenti, quindi di tagli lineari al pubblico impiego, di attacco ai servizi pubblici, tagli agli organici e quindi all'occupazione del pubblico impiego. È una politica di depressione, è una politica di austerità che assolutamente come USB non vogliamo accettare, perché diciamo che non è vero che in questo paese non ci sono le risorse per rinnovare i contratti nazionali di lavoro ai lavoratori pubblici. Ogni anno ci sono 260 miliardi di evasione fiscale e contributiva, ci sono 60 miliardi di corruzione. Il governo vada a prendersi questi soldi, faccia degli interventi per recuperare l'evasione, faccia degli interventi veri, concreti per attaccare la corruzione. Da questo governo invece vediamo soltanto operazioni di facciata, operazioni di immagine, mentre quelle reali sono le operazioni e le iniziative contro i lavoratori, contro lo Stato sociale. Non sappiamo ancora come andrà a finire questa partita, comunque è una cosa vergognosa, soprattutto per il fatto che il ministro Madia, da noi interpellato più volte con il nostro blitz al forum della pubblica amministrazione quest'anno, insomma questa primavera, aveva promesso che non sarebbero stati applicati questi tagli e che non sarebbe stato bloccato ancora per un anno la nostra retribuzione. Invece questo noi sapevamo che non era vero perché era scritto nero su bianco sul DEF. L'abbiamo, si può dire, sputtanati in televisione, sì, l'abbiamo sputtanati e adesso anche tutti gli altri cialtroni che parlano, concionano di qua di là hanno capito com'è la vera situazione. Ci ritengono dei privilegiati, poi anche la storia degli 80 euro è una storia falsa, perché non è che tutti hanno preso gli 80 euro con stipendi di questa portata, perché comunque vanno a scalare e quindi il grasso che cola lo prendono ancora una volta dei dipendenti pubblici. Il grasso che cola probabilmente sono i 60 miliardi di corruzione che ogni anno ci sta nella pubblica amministrazione e dovrebbe partire da là, dalla pletora di dirigenti nominati sul campo, dirigenti generali, da schiere di consulenti, esperti che continuano ad esserci, perché se andate a Palazzo Chigi ci sono ancora e ce ne stanno di nuovi, amici degli amici. A questo corrisponde un servizio che fa sempre più schifo. Basta andare in un pronto soccorso ospedaliero che si vede che cosa succede, i lavoratori non ci sono, la gente aspetta anche 3 giorni, ma questo è voluto. Noi non solo non ci sentiamo il grasso che cola, ma ci sentiamo una ricchezza per i cittadini, perché far funzionare lo Stato sociale vuol dire far funzionare il Paese.